Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Si chiama Uno ogni essere reale considerato in sé, nella sua essenza, in ciò che lo distingue da ogni altro essere, in ciò che fa di lui una individualità, qualcosa che la conoscenza non può più analizzare, anche se questo qualcosa è rivestito di una forma multipla, il che è comune. L'uno può avere una infinità di varietà che lo avvicinano, più o meno, come poc'anzi è stato detto, all'uno o all'altro polo dell'assoluto, sino al contatto con questi poli. Dunque, si osservano tre specie di uno. I due estremi e tutti gli intermediari in numero infinito. I due estremi sono, da una parte, quello che senza cessare di essere reale può colmare tutto l'intervallo, tutta la differenza tra i due poli. E, dall'altra, quello che, al contrario, è abbastanza piccolo per lasciare vacante tutto questo intervallo. In altre parole, sono il tutto e il niente. Questi uno sono chiamati anche più correttamente l'uno assoluto e lo zero assoluto. Pitagora distingueva accuratamente questo uno assoluto dall'uno reale o essenza di ogni individuo. Per definizione stessa, ha due poli. L'uno infinito, l'altro nullo. Il polo onnipotente dell'uno assoluto è quell'essere che chiamiamo Dio. Il polo non essere dell'uno assoluto è ciò che chiamiamo niente o spesso il nulla. Ogni essere finito è la combinazione di questi due poli dell'uno assoluto. E poiché il niente essenzialmente è incapace di dare l'essere, è lui che lo riceve per formare l'uno individuale. Dunque, è vero che Dio ha creato ogni cosa dal niente, come dice la Bibbia. Essa non poteva neanche dare altra definizione della nascita della creatura, senza cadere nei sistemi contraddittori dell'emanazione del panteismo e del naturalismo. In ogni essere finito, l'elemento di natura infinita è, rispetto a noi, ciò che chiamiamo lo spirito. Rispetto a Dio, ciò che chiamiamo verbo, perché è il pensiero particolare che Dio realizza con la creazione. E la forma è l'espressione, l'esteriorizzazione di questo pensiero. Dunque, come dice San Giovanni, il Vangelo al capitolo 1, tutti gli esseri sono creati dal Verbo e senza di lui nessuna delle cose create è stata fatta. Il primo atto di creazione è l'estensione del polo essere fino al polo non essere per combinarsi con lui. È la manifestazione dell'uno assoluto. Chiamiamo questa combinazione Vergine Celeste, con la tradizione di tutti i tempi,
La Vergine è una creatura e la prima delle creature. Il Verbo che l'anima è il pensiero divino totale, poiché colma tutto l'intervallo tra i due poli. Chiamiamo questo spirito della Vergine la saggezza. È questa saggezza assoluta che assistette a tutta la formazione creatrice fino all'alba del primo giorno. Governa la Vergine nella sua funzione riformatrice, nutritiva e protettrice degli esseri secondari, nella quale funzione la chiamiamo natura.